E torna di nuovo Dottor Wisp, l'appuntamento che aspettate. La settimana scorsa ringrazio tutti, c'è stato veramente un bel successo di pubblico. Oggi torniamo per rifare informazione, per andare a dare tanti consigli utili. Lo facciamo con il direttore sanitario del centro di medicina sportiva, il dottor Alberto Darielli, che è uno di noi perché siamo da lui proprio per fare il famoso tagliando. Oggi spiegheremo che non è un tagliando, ma è un passaggio obbligato in virtù della nostra buona salute. Certo. Grazie dottore per Buonasera a essere tutti. con noi. Buonasera. Allora, caro dottore, parliamo di cuore. Ovviamente con un ospite come te non possiamo non sfruttare le tue competenze. Andiamo a parlare del cuore, andiamo a parlare di sport e quindi non possiamo che iniziare col dire quali sono i benefici che l'attività sportiva, parliamo ad un pubblico prevalentemente di podisti, quindi un'attività aerobica, può avere per il nostro cuore. Allora, il vostro sport, come tanti sport ovviamente, ha un impatto sul nostro apparato eccezionale e quindi ovviamente su tutta la parte cardiovascolare, quindi cuore, vasi, capillari, quindi è tutta una macchina perfetta che si mette in movimento e che porta al nostro organismo poi alla fine ad avere dei benefici allucinanti. Diciamo che il cuore è un muscolo come sono muscoli tutti gli altri e quindi reagisce a quelli che sono gli Certo. stimoli di un allenamento, di una gara o comunque di un'attività fisica che abbia comunque ripetitività nel Sì. tempo. Il cuore armonicamente si adatta, quindi un cuore più grande, più forte, diciamo più equilibrato con i vasi a cui fa capo. Abbiamo dei contributi che il dottore ci Sì. ha mandato che potremmo cominciare a vedere perché sono molto esplicativi proprio del tema che stiamo Sì. trattando. Ecco, qua vediamo appunto l'ipertrofia, detta così, cioè il cuore che aumenta il suo volume, la sua massa e il suo spessore parietale in maniera armonica, fondamentale. Quindi le fibre muscolari, i sarcomeri aumentano la loro grandezza e si adatta all'esercizio appunto. Inoltre questo ispessimento provoca una potenza maggiore del nostro muscolo cardiaco che servirà anche poi alle performance. Dottore, ma per avere un beneficio di questo genere, quindi proprio una cosa tangibile, un aumento tangibile, una crescita armonica del cuore, che tipo di attività dobbiamo fare? Cioè, il cuore cresce per un'attività di alto livello o anche la persona che regolarmente fa attività può avere un beneficio così evidente? Allora, il beneficio lo ha anche l'amatore. Ovviamente queste dimensioni, diciamo, più eccedenti, che poi andiamo a parlare di quello dell'atleta, lo ha l'atleta, cioè, inteso colui che pratica sport aerobico per anni, più volte al giorno, e lì questo sovrastimolo a quel punto produce un questo adattamento particolare. E qua ci tengo a precisare questo termine inflazionato atleta, perché l'atleta non è colui che fa sport. È colui che fa sport per lavoro, come professionismo, per anni. Quello è un atleta che avrà tanti altri adattamenti. Noi vediamo gli sportivi, quindi quando io vedo un cuore ingrossato, ispessito, drizzo le antenne, perché qualcosa c'è che non va. Abbiamo parlato di benefici, cominciamo a spiegare che cos'è e che tipo di beneficio abbiamo quando si parla, perché se ne parla in giro, dello stroke volume o SV cardiaco. La quantità di sangue che il cuore pompa a ogni battito. Quindi ovviamente un cuore più potente, un cuore che può mandare più sangue in periferia, quindi vuol dire che i miei muscoli, i miei vasi accolgono più energia, più sangue, più ossigeno e quindi ovviamente una performance che mi cambia, che aumenta, che migliora. E quindi ovviamente è in relazione anche con la forza contrattile del muscolo cardiaco. Il muscolo, ricordiamo che è una pompa meccanica. Qui vediamo una tabella che ci spiega. Che la differenza tra un non allenato e un allenato. Vediamo che questa capacità contrattile del cuore, ecco, detta così banalmente, aumenta sia a riposo che durante sforzo nell'allenato. Ciò che non accade ovviamente per un decondizionato. Quindi ovviamente questo è un parametro emodinamico tangibile nel chi fa sport di endurance o aerobica, così si voglia dire. Quindi un cuore diventa una macchina perfetta che risparmia perché batte meno volte, ma con più forza e quindi ci dà una nostra performance a costo minore rispetto
a un altro. Un cuore così performante che quindi abbiamo visto dei livelli, diciamo, di performance enormi, non una semplice, non un semplice miglioramento, sicuramente va ad avere anche dei benefici sulla frequenza cardiaca stessa. Certo, la frequenza cardiaca è ovviamente anche per questioni di sistema nervoso parasimpatico, simpatico, tende a diminuire, diminuisce al riposo, diminuisce la notte, diminuisce anche, come vedremo, anche durante le fasi di recupero. È importante dire questo, che l'allenamento, ecco, vediamo che la decrescita della frequenza cardiaca al riposo è un indice molto molto importante. Ed è un indice perché? Perché il cuore riposa, quindi prende riposa. Io dico sempre, immaginate chi fa un Giro d'Italia o fa una maratona, che arriva un cuore a 200 battiti e il giorno dopo la frequenza è sempre molto alta, quel cuore è destinato a non completare il suo percorso. Certo. Quindi la frequenza più bassa, che poi è dovuta all'allenamento rispetto ai sedentari, quindi questo è un grosso distinguo, è un indice positivissimo per quanto riguarda questo vostro sport. Diamo dei numeri, dottore. Una persona allenata quanti battiti cardiaci a riposo può avere, una persona invece non allenata affatto quanti ne ha? Sentiamo quale può essere la differenza. Ovviamente dipende molto dal tipo di attività che svolgi, dal volume di attività. Parliamo sempre di podisti, dai. No, quello del podismo c'è chi come te magari va 5 volte a settimana per 2 ore, chi va 2 volte da 2 mesi. Certo. Però normalmente io ho notato che i pilota vanno anche a 40 battiti al minuto, anche a 35, io ho visto anche 30 battiti al minuto. Un po' mi spaventa, perché poi è vero che l'allenato ha un battito inferiore, però poi ci sono dei limiti sotto i quali bisogna un po' capire con studi diversi. Certo. E invece la persona, diciamo, normale che non fa nessun tipo di attività? Sta sui 70 battiti. Addirittura. 70 battiti. Potremmo dire quindi che l'attività migliora quasi del doppio il rendimento livello cardiaco. La frequenza cardiaca, sì. Ovviamente abbiamo detto che il cuore migliora, ma come dicevi giustamente, si ha un miglioramento a 360 gradi di tutto l'apparato cardiocircolatorio. Questo è fondamentale. Noi pensiamo al cuore come entità unica e a sé stante. No, il cuore ha un albero vascolare enorme, chilometrico, quindi ovviamente sia il muscolo che reagisce molto al consumo di ossigeno, nel muscolo c'è anche un miglioramento dell'utilizzo del glucosio. Qua vediamo una slide, vediamo un disegno, una foto, di che cosa si tratta? Cioè, qui, come diciamo prima noi, l'adattamento è globale, sia a livello cardiaco sia a livello vascolare. I vasi, i capillari aumentano perché ovviamente il muscolo, anche il muscolo scheletrico che usate per la corsa, ad esempio il muscolo del quadricipite, aumenta di volume, quindi anche i vasi devono seguire questo aumento delle fibre per nutrirlo. Quindi aumentano i capillari che portano ossigeno quindi a questi muscoli, ma non solo, ma anche i capillari che circondano i alveoli polmonari, perché io devo anche pulire, tra virgolette, il sangue sporco venoso, lo devo ossigenare e rimandarlo ai muscoli. Ecco perché aumentano anche la rete capillare che avvolge l'alveolo. E quindi è tutto un adattamento globale di tutti i nostri vasi, il nostro cuore, quindi la pompa e le vie sono sempre armonicamente aumentate e più efficienti, più elastiche. Ecco, e introducendo la parola e quindi il concetto di elasticità mi fa pensare al problema proprio annoso, specie in Italia e in generale a una certa età, della pressione arteriosa. Esatto. Abbiamo benefici anche sulla pressione arteriosa, esatto. Un'attività di medio-basso livello. Certo, perché pare che dopo poche settimane di training aerobico vi è questo rimodellamento elastico dei vasi, cioè sono meno rigidi rispetto all'onda sanguigna che vi ci impatta, per cui essendo un po' più complianti questa pressione non sarà molto rigida, quindi è proprio una mitigazione di questo valore pressorio, e pare che ciò porti a una decrescita della parte sistolica del 2%, del 4% quella diastolica, quindi noi abbiamo effettivamente, tangibilmente, un vantaggio sulla pressione arteriosa. Sì. Quindi ecco perché noi medici, anche chi non fa sport di alto livello, consigliamo spesso l'attività aerobica proprio per questo risultato. In questo posso portare anche delle testimonianze di persone che
anche a età giovane, non in età avanzata, hanno cominciato ad avere problemi di pressione arteriosa e l'hanno risolta praticamente con l'attività fisica. Ma perché spesso sì, ci si associa anche aumento di peso, quindi un po' di obesità, aumento del colesterolo, quindi l'attività aerobica, oltre alla parte cardiovascolare, agisce molto sulla parte lipidica, quindi il colesterolo cattivo, certo, il colesterolo buono, il totale, i trigliceridi, sul glucosio, quindi il diabete, sull'obesità. Noi andiamo ad abbattere tutti questi fattori che possono indurre patologie anche gravi, nonostante uno può avere anche un cuore sano. Dottore, un cuore allenato è un cuore che migliora nella performance e quindi ci dà soddisfazione, ma è anche un cuore che migliora nel recupero. Esatto, è importante dire che un indice importante di buon allenamento, di buona salute, è quando dopo l'allenamento io riporto la mia frequenza cardiaca in pochi minuti allo stato basale. Certo. Anche il primo minuto, si parla di 12 battiti entro il primo minuto e poi via via entro il sesto minuto ad avere una frequenza base. Quando questo non lo vediamo, noi anche nel test a sforzo ambulatoriale, ovviamente noi lo valutiamo globalmente, ma non è un segno che a noi ci lascia, nonostante non ci siano aritmie o forme ischemiche, certo, quella buona capacità lavorativa a noi non ci fa sorridere. Quindi diamo alla scheda di allenamento ai pazienti, a esami del sangue, per vedere poi se questo riporta alla normalità. Dottore, stiamo vedendo un cuore abbastanza grande, ma un cuore più sviluppato è sempre un qualcosa di positivo? Assolutamente no, questo è uno dei capitoli della medicina dello sport e cardiologia dello sport molto delicati. Qua abbiamo un cuore normale, altro ventricolo destro, ventricolo sinistro, che hanno uno spessore X. Ecco perché io parlo di armonia, perché quando l'atleta si allena, ha un adattamento globale, armonico, entrambi i ventricoli si dilatano, tra virgolette, aumentano la loro massa, anche i vasi annessi aumentano un po' il loro diametro. C'è un caso particolare, si chiama cardiopatia ipertrofica, in cui il cuore, il ventricolo sinistro maggiormente, va incontro a uno spessore, una parete, diventa più grande, quindi in maniera disarmonica, che a volte tende anche a chiudere il ventricolo e all'occhio, non dico inesperto perché non vorrei fare torto a nessuno, ma quando si fa un'ecografia si vede il cuore un po' più spessito, si dice spesso il cuore d'atleta, ma non è così. Ecco, vediamo in questo caso che il ventricolo sinistro si spessisce in maniera abbastanza importante, le fibre si spessiscono. Queste sono le fibre del cuore, del muscolo cardiaco, che si spessiscono e vanno solo... E si sovvertono, esatto, quindi non hanno più non hanno un'impalcatura lineare, ma l'hanno sovvertita. E quindi, oltre al fatto che se io spessisco un pezzo di carne, tra virgolette, e il mio vaso non aumenta in proporzione, quella parte non si irrora, uno. Due, quella parte spessita non è fisiologica, per cui ci sono dei circuiti elettrici anomali che possono portare a delle aritmie abbastanza gravi. Terza cosa, è talmente chiuso che blocca il flusso sanguigno in periferia, quindi ho una patologia ostruttiva. Quindi ecco perché quando noi vediamo negli sportivi di livello non eccelso un cuore che si comincia a espressarsi in questo modo, vediamo l'elettrocardiogramma, anamnesi, e stiamo molto attenti. Quanto può essere importante la visita di idoneità all'attività agonistica per andare a intercettare ad esempio questa patologia che è assimilabile al cuore d'atleta ma invece è un qualcosa che può essere letale? È fondamentale perché a patto che ci sia un feedback con l'utente, perché se l'utente nega tante cose e non ci dà una mano è difficile anche arrivare poi alla conclusione. Però io con una visita medica, con una buona storia del paziente, con una buona ECG, con una buona ecografia, riusciamo a capire o ad almeno avere, se non parlo di robe sfumate, perché quando poi il cuore è nettamente sviluppato è facile. Nelle forme borderline bisogna essere molto attenti e purtroppo molti utenti rimangono scontenti di questo, ma noi dobbiamo essere molto, molto analitici e molto freddi nel decidere. Sportlab, il tuo studio, è famoso per essere uno studio tosto, nel senso che
quando si va a fare la visita dal dottor Darielli, si pedala e si fa la visita come si deve. Ad alcuni crea qualche difficoltà, anche qualche apprensione nel venire a fare la visita Sappiamo anche da questo. te. Molti altri ci vengono con grande entusiasmo perché, come dici giustamente, la visita di idoneità agonistica che rilascia il famoso certificato non è una prassi, Non una è una prassi. battuta per chiudere. Esatto, la visita medica deve essere una collaborazione tra tante figure e onestà e più altro studio dietro, lo studio scientifico. Con questi parametri andiamo avanti, altrimenti facciamo la guerra dei poveri, quindi col pezzo di carta che va girando tra presidenti, atleti e, ahimè, sappiamo Un poi. pezzo di carta. Esatto. Ma noi diamo un messaggio completamente diverso. Ovviamente possiamo confermare a tutti che il dottor Darielli è tornato a Francavilla, sempre su Sportlad, sulla via nazionale adriatica. Sarà di nuovo con noi ospite, me lo auguro, nelle prossime puntate. Io saluto il dottore e lo ringrazio tanto per essere Grazie ospite della WISP, a te, grazie a te. del Comitato WISP Abruzzo e Molise. Saluto tutti voi, vi do appuntamento alla prossima settimana e grazie ancora per essere così tanti a seguire dottor WISP.